39 milioni di euro che sul comune di Pistoia dal governo sono stati concessi per interventi di riqualificazione urbana al centro dell'edilizia popolare, ma nel pacchetto ci sono il progetto del parco delle mura urbane e milioni per migliorare la mobilità. Sono un esempio delle opportunità che sono offerte alle amministrazioni locali in questa fase storica. Straordinario è infatti l'impegno del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Non devono essere i 200 miliardi come noi abbiamo visto nei finanziamenti dei decreti sostegni che abbiamo approvato, dei decreti ristori, cioè finanziamenti alle emergenze, a chi aveva subito dei danni dalla crisi economica conseguente al Covid, ha avuto un ristoro, ha avuto un sostegno. Quelli sono soldi che vanno, che risolvono solo in parte, ma che non creano un investimento, che non creano ricchezza, che non fanno ripartire l'economia. L'idea del PNRR è proprio invece finanziare progetti, investimenti che riguardano soprattutto la mobilità sostenibile, l'ambiente, le tecnologie, ma che su questo spaziano in tutti gli ambiti della società, ma devono avere delle caratteristiche, la parità di genere, i giovani, appunto l'idea dell'ambiente come elemento, dominante. In questo contesto unico, per un precedente storico, si cita spesso il piano Marshall post Seconda Guerra Mondiale, si prospettano dunque ampie opportunità di investimenti. Per chi saprà progettare e fare progetti concreti in questo senso, Pistoia è una città che con il vivaismo, con i treni, sui temi della mobilità sostenibile e dell'ambiente potrebbe essere capofila di tanti elementi. Però bisogna saper progettare bene, avere la voglia di investire in questo, di costruire, di avere un disegno di città e un'idea anche di dove mettere questi soldi. E quindi progetti concreti in questo senso. E allora le risorse ci sono.